Allora, intanto mi pare, vedo che non è recuperato un ghiaccio, quindi che tipo di assenza è considerato che... Poi la seconda, dopo Palermo Milan hai detto bisogna fare delle riflessioni, anche forse mi sembra che indicassi anche il modo o qualcosa di questo genere. Sono riflessioni che hai fatto in settimana, avete trovato qualcosa di diverso o no? Si poteva fare, si vede che avevamo disponibile Giulio, e senza Silvestre e Giulio la cosa è diventata molto difficile, per cui l'abbiamo potuto effettivamente andare a toccare certe situazioni. Mi ha lavorato come al solito, per cui settimana normale, si sperava magari un recupero di ghiaccio e questa forma di trazzare così a tutta effettivamente debilitato in modo esagerato, per cui non luce. Davanti però recuperi Hernandez totalmente, questa è una dura nota di questa partita. Sicuramente il recupero è, cioè, adesso non avendo minuti nelle gambe diventa difficile proporre inizialmente, vediamo, però è adesso disponibile, credo che partita in corso e necessità ormai è proponibile. Perché questa è già una buona notizia, soprattutto per il ragazzo, visto il periodo che ha dovuto sopportare e gestire. Fabrizio, la Roma viene da due sconfitte consecutive, la Roma ce l'ha ancora. Chi sta peggio da adesso? Ma noi stiamo facendo il nostro percorso, il nostro campionato, sicuramente quando perdi ti dà fastidio. Abbiamo perso con il Milan una partita, non dico segnata, però difficile per come eravamo messi e per come il Milan l'ha affrontata, per cui dobbiamo metabolizzare sempre questi aspetti guardando il nostro percorso, quelle che sono le nostre aspettative, le nostre attese. Ecco, non saprei, è difficile guardare in casa degli altri. Ma chiaro, quando perdi passiamo una settimana un po' arrabbiato perché la sconfitta la devi un po' far scivolare dalle spalle. Però poi è chiaro di puntare sull'impegno successivo. Nonostante, diciamo, le defezioni, si attende delle risposte importanti da questa squadra, c'è confida che comunque può dire la sua nonostante tutto, nonostante l'assenza di Palermo. Noi dobbiamo essere quelli che vogliamo, nel senso, una squadra che deve essere molto accorta, propositiva, nello stesso tempo più attenta. Il discorso difensivo è un po', come dire, innovativo, nel senso che mancando ancora, innovativo nel senso che gioca Muñoz centrale, dopo magari una parentesi molto lunga di che questo ruolo per la sua assenza, e credo che lo sappia interpretare al meglio. Silvestre è sempre stato un po' il referente di quel ruolo e questa sua assenza sicuramente in queste due partite ha creato un po' di squilibrio. Però, insomma, penso che sarà il solito Palermo, vediamo. Sicuramente l'atteggiamento deve essere diametralmente opposto a quello di sabato scorso con il Milan. Assolutamente, abbiamo timore. L'approccio della gara è stato sbagliato domenica, ne abbiamo parlato, lo sappiamo, troppo timorosi, preoccupati. C'era una situazione magari così di attesa per vedere come la partita si metteva. E questo non possiamo permettercelo. Dobbiamo subito creare quelle situazioni che di solito proponiamo. La giusta aggressività, la squadra un po' più alta, non come abbiamo fatto col Milan, che ci siamo difesi i 16 metri e niente, poi è chiaro, affrontiamo una squadra con dei valori tecnici importanti e ci sarà a giocarci questa partita in modo con grande attenzione, perché la Roma è, con questi giovani, con questi ragazzi, è un organico che effettivamente ha mille risorse, qui dobbiamo nella gestione essere capaci di fare la partita ma non di commettere errori. Esiste un caso Ilicic dopo i fischi, dopo la serie di prove, diciamo,
non brillanti, e ti chiedo sì, per no. completare, pensi a Zari. Possa pensare anche lui, come per noi i casi non esistono, perché sono ragazzi che devono avere comunque anche dei momenti di meno così gloria, o che vanno bene, quei momenti un po' negativi, di essere tranquilli, capita, sono momenti magari in un campionato non riesce ad essere il giocatore che tutti vogliono, ma allo stesso tempo le qualità ci sono, per cui verranno fuori in altre circostanze. L'importante è mantenere la giusta tranquillità, e poi è chiaro, sono anche le possibilità per altri ragazzi di mettersi in evidenza e di poter dare una mano, per cui non siamo vincolati a degli schemi ben precisi, però c'è anche una certa elasticità per far sì che ci siano altre possibilità. Cosa ne pensi di Luis Riquet, del suo calcio, e poi ti chiedo se c'è una chance dall'inizio per Della Rocca? Lo stimo molto, una persona molto decisa, aperta, molto educata, un uomo di calcio, per cui persona che penso abbia, che si è inserita molto bene nel nostro contesto, con grande personalità e con coraggio, per cui vi auguro sicuramente di far bene. Della Rocca, come altri, potrebbe esserci ancora la stessa riconferma, lo stesso centrocampo, o anche qualche possibilità per Acqua, che ha recuperato la trasferta, e vediamo, insomma, abbiamo delle situazioni su cui poter lavorare e verificare. Ma anche sì. Paolo. Il Palermo da molti anni ha questo tipo di modulo, comunque serie di fulmine, fa molti gol ma ne prende molti. Tu l'altra volta hai parlato di una squadra che nel DNA, diciamo, questo modo di giocare. Mi pare che Zapparini non sia perfettamente d'accordo, cioè dice che si potrebbe fare qualcosa di più nel modo, nelle fasi difensive. Esiste effettivamente, c'è un atteggiamento del Palermo che lo porterà sempre a essere sbilanciato, o tu lavori in particolare su questo? Ma guarda, il discorso sicuramente il Presidente accenna sempre, allo stesso tempo per noi che dobbiamo gestire un certo tipo di percorso non è poi così semplice, perché devi costruire un progetto forte iniziale e devi partire a monte, quando devi creare le situazioni in corsa è sempre un po' problematico per noi allenatori, perché un certo tipo di lettura può esserci e nello stesso tempo puoi creare anche delle difficoltà. C'è un organico, un certo tipo di organico, sono state fatte certe scelte su certi giocatori, per due volte bisogna comunque percorrere un progetto tattico che deve avere la sua credibilità, però allo stesso tempo qualche modifica si può sempre attuare, non è che, come ho detto altre volte, abbiamo questa forma di integralismo scontato che ti porta a non variare magari un atteggiamento tattico. Fabrizio. A proposito di Zamparini, ha detto che in questo momento sono tutti sotto esame, è una pressione che avvertite, fastidisce, carica? Ma no, cioè è normale, credo che sia giusto assolutamente, per cui, ma nel calcio è così, che devi essere diversamente, di scontato non c'è niente, non ti regala niente nessuno, per cui devi pensare a fare il tuo lavoro, adesso come giocatore, come io, sono venuto a Palermo, è entusiasmo giusto, non so cosa mi aspetta e cosa devo fare, e basta, non è che dobbiamo fare altre cose. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.